In qualità di trader di criptovalute, sto considerando l'opzione di operare attraverso una società affiliata collegata alla mia principale, da stabilire in un paese con una fiscalità agevolata, come ad esempio la Bulgaria. Quali misure posso adottare per evitare il rischio di esterofizione? Bella domanda. Allora, praticamente qui il caso dovrebbe essere di un imprenditore che lui effettivamente lavora e fa tipo il trader in generale, ok? Online, perfetto, che sia criptovalute, che sia insomma qualsiasi altra cosa, ETF oppure il Forex oppure azioni, di fatto comunque il meccanismo è lo stesso. E lui dice, siccome io lavoro online, non posso effettivamente avere una società in un paese a fiscalità privilegiata che è controllata dalla mia magari SRL Holding e di fatto magari lavorare comunque sia in Italia, però pagare le imposte in un paese con una bassa tassazione. Allora, in teoria non si può perché c'è il rischio di esterovestizione, ok? L'esterovestizione non vuol dire altro che io magari sono realmente un lavoratore in Italia, cioè che lavoro fisicamente che sono in Italia e quindi lo Stato non vuole che tutti i miei utili vanno in un paese a fiscalità, diciamo, bassa, ok? Sono tutti noi, potremmo lavorare qui a casa dall'Italia, benissimo avere una società anche controllata in un paese a fiscalità privilegiata e di fatto portiamo via dell'imponibile dal nostro Stato, okay? Che è lo Stato Italia. Quindi di fatto ti confermo che l'estrovestizione in qualche modo vuol dire che se tu lavori fisicamente dall'Italia, okay, lo Stato italiano vuole che quel lavoro, quel provento sia dichiarato giustamente in Italia. Perfetto, ottimo. Quindi per gestire questa estrovestizione tecnicamente hai due macro strumenti, ok? Allora, la prima è che tu puoi benissimo essere italiano e di fatto avere una società in Bulgaria e non avere il pericolo dell'esterovestizione, però devi andare a lavorare all'estero, cioè se tu vai a lavorare e fai un lavoro operativo per conto della società, operativo e anche amministrativo aggiungerei, per conto della società bulgara in Bulgaria, allora in Italia non dovresti avere nessun problema. Poi magari tutto è sempre contestabile, al contrario di tutto, chiaro, però comunque tu almeno a livello concettuale, se hai una società in Bulgaria e tu vai a quando fai delle operazioni, vai in Bulgaria, tu lì da un punto di vista fiscale sei a posto. Ovviamente è difficile da metterlo in concreto, però di fatto questo è il meccanismo. Bene. L'altra cosa, l'altro metodo invece, è che tu sei comunque fisicamente in Italia, controlli la tua società bulgara con una tua SRL holding e ovviamente tu lavorando fisicamente dall'Italia devi portare in Italia una parte praticamente di imponibile pari all'utilità di fatto che tu rilasci alla tua società, ok? Quindi di fatto è che se tu comunque generi un reddito all'estero, ok? Magari con una organizzazione con più persone, tu comunque siccome gestisci queste persone, questi mezzi e di fatto dall'Italia, tu devi portare proprio dell'imponibile fatturando con la tua SRL italiana alla tua società bulgara in modo che tu porti un po' di reddito essenzialmente in Italia. Perfetto, ottimo. Detto questo, è anche vero che se io più ho una società in cui di fatto faccio tutto quanto io all'estero e più ho difficoltà, almeno e più dovrei portare tutto quanto l'utile, ok? Invece all'opposto, più ho una società operativa vera all'estero, io comunque magari lavoro dall'Italia, ok? E coordino i dipendenti, amministratori, eccetera, eccetera. Però comunque è vero che posso portare solo una fettina di utile o di fatturato che c'è dalla Bulgaria, ok? Perché comunque è vero che io ho lavorato per conto della mia società estera, però non è che tutto il fatturato deriva dalla mia, attività come amministratore o come socio. Quindi di fatto anche qui dobbiamo vedere come strutturare la società all'estero al meglio. Se sei solo te, di fatto dovresti portare tutto il fatturato dichiarato appunto in Italia potenzialmente. Se invece ti avvali di strumenti in qualche modo automatizzati, di dipendenti che tu controlli periodicamente, quindi una parte dell'incasso deriva principalmente da questa cosa qua, tu puoi un po' di più lasciare un po' di fatturato in Bulgaria e portare il restante in Italia attraverso la tua holding, perché tu hai fatto effettivamente del lavoro operativo per conto della società bulgara in Italia, ok? In questo modo
dovresti evitare praticamente l'estroversizione, ok? Poi ovviamente tutto è contestabile, al contrario di tutto, però ti fai vedere comunque sia davanti ai funzionari sia dell'Agenzia delle Entrate, ma anche davanti a un eventuale contenzioso che tu comunque hai voluto gestire in maniera utile e proficua anche per lo Stato italiano, insomma, questo piccolo aspetto, ok? Perfetto. Ehi, cosa fai? Sei ancora qui? Vai subito sul mio blog efficaciafiscale.com, dove troverai soluzioni fiscali specifiche per il mondo dell'SRL e strumenti contabili per guidare la tua SRL verso il successo. Ci vediamo dall'altra parte. Ciao, a presto!